Ringraziamo Claudia Lemes Diaz per presentare il libro che ha scritto Il fascismo tropicale, una pubblicazione di Sensi che trovate in edicola e nelle librerie. E intanto grazie Grazie a voi per di aver l'invito. partecipato, ma Grazie. diciamo il pretesto è quello, attraverso il libro, di raccontarci un po' questo straordinario paese che è quasi un continente da solo e che noi conosciamo per diciamo, stereotipi che rimandano insomma, a pan di zucchero e alle spiagge di Copacabana e che invece ha una ricchezza, una grandezza che merita un approfondimento. Abbiamo visto recentemente anche in televisione. E lo dico per chi ci sta ascoltando, abbiamo un distanziamento che ci consente di togliere la maschera e quindi noi adesso facciamo un gesto perché Smascheriamo. ci Smascheriamo. smascheriamo. Ci smascheriamo, grazie, grazie dell'invito. Sono molto contenta di essere qua oggi con voi, molto onorata Grazie di essere a qui te oggi con ancora. voi. Noi, come dicevo, abbiamo recentemente visto dalla televisione italiana, dal programma Presa Diretta, quello che sta succedendo in Brasile, il perché di questa feroce aggressione ambientalista in Amazzonia. E, però io leggendo il libro ho capito che c'è molto dentro quel processo che noi non conosciamo. Ho visto che ci sono più di 300 etnie, più di 300 idiomi che vengono parlati in tutto il paese. Quindi questo è un po' un aspetto che volevo tu ci raccontassi un po' Sì. che Che cos'è Brasile. cosa è il Brasile? Intanto bisognerebbe abbandonare tutti gli stereotipi, tutte le idee che ha sul Brasile, che avete sul Brasile, perché sono state praticamente impiantate durante il periodo della dittatura militare. Mi spiego meglio, tutte quelle cartoline belle di sedere di Copacabana, no? Ad esempio, no? Tutto quello è un'invenzione, nel senso non è che non esiste. Il carnevale in Brasile è una cosa molto più ampia e non è solo la spiaggia di Copacabana. Quindi praticamente ogni regione ha il suo carnevale, ha un modo diverso di festeggiare, quindi non è solo quello. E quindi il carnevale è una di quelle tradizioni che sono stati impiantati dagli schiavi, perché avevano solo 3 giorni all'anno per festeggiare. Quindi è una tradizione molto molto bella, che va oltre sicuramente le cartoline, no? E l'Amazzonia, come le ricordava, è stata sempre l'agnello sacrificale di ogni politica. E devo essere molto onesta, perché ogni politica di destra e di sinistra, cioè nessuno è stato ambientalista con l'Amazzonia. E tutti quei politici che ci hanno provato sono stati veramente pochi. Dopo la dittatura militare sono stati poi sacrificati dai partiti, sono stati cacciati via. Quindi io, come ho ribadito a Stefano Gallieni, che è qua davanti, no? Come se la sinistra avesse costruito le dighe in Amazzonia, la destra arriva e dà il fuoco. L'Amazzonia è sempre stata vista come un luogo da essere industrializzato. È un progetto vecchio, è un progetto della dittatura militare. E chiunque ha provato a mettersi di traverso a questo progetto, ad esempio di Dilma Rousseff nell'ultimo periodo, è stato poi cacciato via, è stato poi oggetto di processi di impeachment, è stato poi ammazzato, come è il caso di alcuni sacerdoti, alcune suore, alcuni ambientalisti, alcuni politici che hanno provato a mettersi di traverso a questi interessi. Perché l'indigena brasiliano è visto ancora come un selvaggio. Non è visto come un patrimonio dell'umanità. Parlo perché l'ho vissuto in prima persona, anche nella mia famiglia ci sono indigeni, ci sono africani, ci sono portoghesi e gli africani, gli afrodiscendenti discriminano gli indigeni all'interno delle proprie famiglie, no? Come vagabondi, come gente che non lavora, come gente che non produce. E l'idea che mi sono fatta è che perché l'indigeno dà così tanto fastidio? Perché è proprio il rovescio del capitalismo, perché nulla di quello che abbiamo serve a loro.
perché casa loro è la foresta, perché la terra è la loro madre. Quindi hanno un concetto molto elevato della foresta, che non è di facile comprensione. Quindi loro non sono poveri, sono di altre civiltà. Vivono in un mondo in cui sono, come dicevo con Stefano, sono comunisti ma non ammettono. Cioè, sono nati così, no? Hanno questa diversità al loro interno, che uno dice l'indigena, ma chi è? Sono tantissime etnie, cioè tantissime civiltà con tantissime lingue e tradizioni diverse, no? E quindi questo dà molto fascino a un governo fascista e dà molto fascino a una sinistra che non comprende quella realtà e che ancora parla di progresso quando cerca di rapportarsi con loro. La questione delle dighe in Amazzonia è che vogliono portare ovviamente l'energia elettrica a gente che non ha bisogno, a indigeni che hanno fatto dei comitati, che hanno sbraitato e hanno marciato sotto Brasile per dire noi non abbiamo bisogno di energia elettrica perché stiamo bene così, noi abbiamo bisogno di forze che proteggono la foresta, questo abbiamo bisogno, perché il resto noi abbiamo tutto, non ci serve più niente, no? Invece non sono state ascoltate da nessuno, da nessuno. È interessante l'idea che tu c'hai che in realtà sia la destra che la sinistra hanno un paradigma che è quello della produzione. E questo è evidente qui come in qualsiasi parte del mondo, il paradigma anche produttivista e estrattivista del sistema produttivo è uno dei drammi che ci ha portato al Covid, per esempio, cioè a una condizione di cambio del clima del pianeta e di un'appropriazione, un'espansione dell'uomo in aree, in spazi che necessariamente vanno a contaminare altre situazioni. Tutta l'economia brasiliana è puntata sull'agribusiness, da sempre. Questo perché la composizione del Parlamento brasiliano è chiara, no? Ci sono gli evangelici, ci sono i proprietari terrieri, che è la maggioranza dei parlamentari. O hanno una proprietà, oppure lavorano con chi ha una proprietà, hanno delle aziende legate alle proprietà. Quindi non c'è nessun interesse parlamentare di cambiare questa situazione. Faccio l'esempio del mio paesino, Rio Brilhante. Rio Brilhante è stato eletto, è un paese con 60.000 abitanti, per il Brasile è un paesino, che ha eletto un ragazzino di 25 anni, figlio di proprietari, terrieri, da generazione, la prima cosa che ha fatto è andare a Brasilia e chiedere soldi per i proprietari terrieri, per acquistare macchinari, agricole, queste cose. La gente vota a queste persone, vota perché porta lavoro. Quando il lavoro è identificato soltanto con l'agribusiness, non c'è un investimento massiccio in cultura, in pubblica istruzione, in tecnologia, non esiste e non esiste nessun politico che ha provato a cambiare questa situazione. Parliamo di Lula, ad esempio, no? Lula che è visto in tutto il mondo come quello che ha sradicato praticamente la povertà in Brasile, col progetto che era di un altro, che era di Cristóvão Buarque, che l'ha impiantato a Brasile negli anni 90, con la condizione che i genitori portassero i bambini a scuola, no? E in compenso ricevessero dei soldi, che può sembrare una logica un po' stramba. Però noi che siamo qua che viviamo in casa, dice, ma che logica è? Cioè, io ti pago e così tu porti i bambini a scuola. Ma per una realtà di estrema povertà, dove l'evasione scolastica era alle stelle, negli anni 90 è stata praticamente sradicata a Brasilia. E questo progetto di Cristóvão Buarque poi è stato adottato in Brasile da un governo neoliberale, che era quello di Fernando Henrique Cardoso. Dopodiché, quando Lula ha assunto la presidenza della Repubblica, che cosa ha fatto? Ha tolto questo progetto dal Ministero della Pubblica Istruzione e l'ha messo al Ministero dell'Assistenza Sociale. Perciò l'obbligo di frequentare scuola dei bambini non c'era più. Si è creata una massa di adolescenti e poi di adulti
che non avevano più accesso all'istruzione, perché se il governo mi dà soldi, allora perché dovrei andare a scuola? Posso andare a elemosinare, no? Posso guadagnare di più, no? E quindi nella voglia di far bene, di dare soldi a tutti i poveri, alla fine si è creata questa massa senza una consapevolezza politica. E questo è stato un grande peccato della sinistra in Brasile, perché poi il risultato è una massa che ha votato Bolsonaro, perché era una massa che non sapeva cosa fosse una dittatura, una massa che non ha mai studiato cosa fosse. Io sono venuta a sapere nei dettagli cosa fosse la dittatura militare in Brasile all'università. All'università, questa è una grande vergogna, perché tutto il mio liceo io ho fatto sotto governo Lula. Come mai i libri scolastici poi avevano due paginette e dovevano fare gli autodidatti nelle scuole pubbliche? Quindi perché a un certo punto la sinistra ha cominciato ad adagiarsi al potere, a fare accordi, accordicchi, no? Con l'estrema destra, con la destra, qualche somiglianza oggi è una coincidenza, no? E si è arrivato Bolsonaro, fatalmente così. Cioè, io mi occupo di leggi. Io guardo qual è la composizione del Parlamento e chi ha votato cosa. Quali sono state le alleanze che sono state fatte? Perché sono stati cacciati dai partiti di sinistra i migliori? I migliori sono stati cacciati. Quelli che hanno votato contro le riforme dannose ai lavoratori, quelli che hanno votato contro le leggi distruttive dell'ambiente, quelli che hanno votato contro il privilegio delle caste, sono stati tutti cacciati da partiti di sinistra, questo non è normale. Una cosa che mi piacerebbe sentire da te, tu parli di fascismo tropicale, è evidente che ci sono delle similitudini, delle caratteristiche, diciamo, che sono universali, no? Il machismo, il dominio dell'uomo sulla donna e sull'ambiente, l'omofobia, tutti questi caratteri che sono... però perché il fascismo tropicale? Qual è la caratterizzazione? Allora, Bolsonaro si è sempre, nelle sue dichiarazioni, lui è molto orgoglioso di essere un militare, però nell'ambito militare lui veniva sempre un po' discriminato perché era visto come un tipo un po' grezzo che non avrebbe mai potuto far carriera, no? Quindi lui ha sviluppato questo senso di inferiorità enormi che lo porta a osannare questo lato violento del militarismo, l'attaccamento alle armi, la ostentazione di un patriottismo becero, assolutamente becero, tipo io amo il Brasile ma allo stesso tempo c'è qualcuno di migliore di noi che deve immolare, in questo caso Israele e gli Stati Uniti. In Brasile adesso c'è una militarizzazione totale all'interno degli uffici pubblici, quindi dipendenti pubblici che sono di sinistra vengono cacciati, vengono messi dentro militari, ad esempio di quello che succede nel Ministero della Sanità. Quindi c'è una militarizzazione già all'interno degli uffici pubblici e c'è l'impianto nelle scuole del militarismo, quella cosa di cantare l'inno nazionale, di entrare dentro una scuola marciando, e secondo il programma di Bolsonaro, fino alla fine del suo governo, il 20% delle scuole brasiliane saranno militarizzate. Questo che cosa vuol dire? Che ci saranno militari che insegneranno i valori della patria all'interno delle scuole, e lo sport, la musica, la matematica. Ci sono dei video su YouTube in cui i militari chiedono la tabellina ai bambini e quindi quelli che non sanno rispondere vengono puniti. Quindi questo c'è già un impianto fascista che si cerca non di estendere a tutta la popolazione e chi è dissidente viene punito. Cioè, chi non è d'accordo viene fatto fuori. Cioè, è interessante come una delle prime misure di Bolsonaro è stata l'abolizione del Ministero della Cultura. Bolsonaro difende che la stampa tradizionale venga chiusa e che solo tramite internet ci si possa comunicare. Cioè, Bolsonaro non parla con la stampa tradizionale,
Bolsonaro ha un suo canale, ha i suoi giornalisti, no? Che diffondono più che altro fake news, quindi lui ha, senza dire aperta, io sono fascista, se non vado ad analizzare, c'è tutto dentro, c'è tutto. No? E lui più volte ha dichiarato che Hitler è stato un grande stratega, lui ha addirittura mentito che aveva un nonno, bisnonno, non mi ricordo bene, nazista. Poi gli storici l'hanno smentito perché le date non combaciavano, ma spesso fa delle sparate così. E il suo, diciamo così, come paese, no? Ho detto, lui ha due paesi guida, Bolsonaro e l'estrema destra in Brasile. Gli Stati Uniti, Trump, felicemente, è stato, insomma... Punto di riferimento. Esatto. E Israele. Israele. Poi dice, ma perché Israele? Quanto c'è di più lontano in assoluto, non della cultura brasiliana, ma come mai Israele? E lì entrano i pentecostali e i neopentecostali. Perché questo movimento è così importante, questo movimento religioso è così importante nella società brasiliana? Perché in ogni chiesetta neopentecostale che entri sono milioni e milioni di persone che seguono, c'è la bandiera di Israele. Perché la bandiera di Israele? Perché gli ebrei sono un popolo guida. Sono loro che guideranno il futuro del Brasile. Ci sono esposte le bandiere di Israele. Guardate le immagini di Bolsonaro durante il periodo delle elezioni. Lui si portava presso la bandiera del Brasile, la bandiera di Israele e la bandiera degli Stati Uniti. Esponeva tutte e tre, ma quella di Israele ha un significato preciso. Che queste sette, queste chiesette neopentecostali seguono la Bibbia nel senso letterale e difendono che bisogna preparare la venuta di Gesù, no? di Dio, l'ascesa in terra di Dio, prendendo posti di potere. E questo spiega perché ci sono tanti pastori all'interno del Parlamento e questo spiega perché Bolsonaro ha questa adorazione per un Stato militarizzato come Israele. Da cui tutto il discorso che accennavi all'inizio, di cui abbiamo anche parlato parecchio, sulla teologia della prosperità, che è una cosa molto 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 interessante. Ma prima che tu mi risponda, io consiglio a coloro che ci stanno ascoltando e guardando, guardate, questo libro tira fuori un sacco di piccole perle, piccoli elementi che messi insieme uno dopo l'altro ti danno un quadro di un paese che però ti fa pensare a quello che potrebbe diventare il nostro continente e anche il nostro paese. Io l'ho letto sotto le feste di Natale, l'abbiamo presentato poco tempo fa, uno pensa al governo che abbiamo attualmente in campo e le inquietudini aumentano, quindi non parliamo soltanto, non parliamo soltanto di Brasile, ma parliamo di qualcosa che contamina, ecco, negativamente da questo punto di vista. Io ti chiederei di spiegare questa questione della teologia della prosperità, che mi sembra estremamente interessante per far capire che ideologia c'è dietro, che è un'ideologia vera e propria. Sì, sì. Allora, in cosa consiste questa teologia della prosperità, che è quella professata dalla maggior parte di questi evangelici che sono nel Parlamento brasiliano? Difendi così, che quanto più ricco sei, più Dio è con te. Praticamente io spiego come funzionano questi culti, no? Perché ho purtroppo delle sorelle che sono dentro e non c'è verso di togliere, perché hanno un dominio psicologico enorme sulle persone. Che cosa loro difendono? Difendono che più doni alla Chiesa, più miracoli hai nella tua vita. Ma non può essere una donazione come la decima, come nella Chiesa Cattolica. Non può essere qualcosa che non fa differenza nella tua tasca. Deve essere la casa tua, deve essere la tua macchina, deve essere tutto quello che hai in tasca. Ok? Perché altrimenti Dio non sente il tuo sacrificio e quindi Dio non ti retribuisce. È incredibile, ma ha milioni di seguaci in tutto il mondo e il Brasile è al primo posto. Questo sposa la perfezione con lo spirito capitalista. Perché? Perché è tutto volto al materialismo.
Cioè, il paradiso, secondo questa teologia della prosperità, non è qualcosa dell'aldilà, quando morirai, no? Arriverai al paradiso. No, è qua, è qua. E il paradiso è, viene acquistato con tanti soldini donati a queste chiese. Vi faccio un esempio di quello che è successo in Angola. A Igreja Universal do Reino de Deus, che è quella che è... Come? Si chiama Igreja Universal do Reino de Deus. E qui in Italia... Il giorno... Chiesa Universale del Regno di Dio, però qui in Italia ha un altro nome, si chiama Comunità Evangelica dello Spirito Santo. Qui a Roma sta vicino alla stazione Termini, ma ha diverse filiali in tutta Italia. Cioè, praticamente loro dopo mezz'ora ti chiedono dei soldi, dopo mezz'ora che arrivi già ti chiedono dei soldini, delle donazioni, e è come se fosse un'asta. Prima chiedono 30 euro, poi fino alla fine della celebrazione ti stanno chiedendo 300. E se tu doni 300, vieni chiamato in questo palcoscenico, perché sono praticamente dei teatri i loro templi, non c'è nulla di spirituale, sono teatri, cinema, no? Ti chiamano e dicono: bravissimo, adesso Dio ti benedirà, adesso Dio ti darà questo e quello, esattamente quello che tu hai in mente, no? E le persone ci credono a questa cosa, perché loro fanno un lavoro 24 ore su 24, questi templi sono aperti 24 ore su 24, hanno linee verdi e offrono un lavoro psicologico alle persone. Non c'è quasi niente del Vangelo, non c'è quasi niente della Bibbia. Il discorso di questi pastori, per chi ha studiato psicologia, è PNL pura, è pura programmazione neurolinguistica. Cioè, loro usano due o tre versetti della Bibbia, il resto è tutto improntato su quanto dai e la prosperità che riceverai. E i fautori di queste sette, diffusione di queste sette in Brasile, sono talmente potenti che controllano interi partiti politici. Durante le elezioni di Bolsonaro, questi pastori hanno detto alle persone di votare Bolsonaro. Bolsonaro è stato portato nei templi maggiori di queste sette, è stato benedetto da questi pastori. Bolsonaro, un mese prima che venisse eletto, si è recato a Israele, si è fatto battezzare da uno di questi pastori nelle acque del fiume Giordano, con una tunica bianca, e siccome lui si chiama Jair Messias Bolsonaro, questo Messias ha un peso enorme per queste persone, per questo è stato votato. Ma queste sette appoggiavano anche Lula e Dilma. Perché appoggiavano Lula e Dilma? Perché loro vanno dalla parte di chi dà più soldi, più concessioni televisive, più concessioni radio, più ministeri, quindi c'è una immensa voglia di potere dietro a questi personaggi, che è una cosa incredibile. Per farvi un'idea, loro avevano passaporti diplomatici, eppure questo non era previsto nella Costituzione, non era previsto in nessuna legge. Ce l'hanno tuttora, sono stati rinnovati questi passaporti diplomatici a questa gente, che sfrutta la povera gente, no? In Angola è successo un enorme scandalo qualche mese fa, perché sono stati cacciati dall'Angola dopo 27 anni. Spiego una cosa, che queste sette non danno niente per il sociale, va tutto nella costruzione di questi templi mastodontici. I pastori guidano Ferrari, Lamborghini, per dimostrare che loro hanno più Dio degli altri. No? Loro hanno più soldi, hanno più Dio, quindi i pastori devono andare in giro. In Portogallo, i portoghesi sono rimasti sbalorditi del potere d'acquisto di questa gente. No? Tutti i soldi donati con questa tecnica che vi ho detto, cioè più dai più... Ci sono delle immagini di pastori che dicono: chi ha una macchina? E questi fedeli alzano le braccia: io, se credete a Dio, in Dio dovete lasciarmi le chiavi delle vostre macchine. E la gente lasciava, tornava a casa a piedi o in autobus, eccetera. Quindi loro hanno un fortissimo potere di penetrazione nelle classi sociali più basse. E adesso, è triste dire, ma controllano buona parte del Parlamento brasiliano. E questo è un problema che ci vorranno forse una decada in più per sradicare.
Un'altra cosa che colpisce è come si stiano riaffermando, forse non sono mai stati scardinati totalmente, come dicevi tu, i capisaldi della dittatura. In fondo la bandiera ordine e progresso è rimasta quella che era, solo che si stanno proprio, anche i personaggi che erano stati implicati nella dittatura, in qualche maniera ritrovano, vengono rivalorizzati, considerati importanti, tutto il resto va cancellato, però quei personaggi diventano... ci sono state delle storie che racconti nel libro del leader che ha utilizzato un discorso di Goebbels nel fare un proprio intervento sulla cultura di Goebbels. Non è... Ecco, come la... siccome il 22 ci saranno le elezioni in Brasile, tu temi che questo abbia un significato pericoloso per il futuro? Assolutamente. Uno, perché la sinistra è completamente spaccata in Brasile. Lula già ha avviato la campagna elettorale di Haddad, che a mio parere non è un candidato tanto forte, Fernando Haddad. Poi spiego perché, ma parliamo prima dei militari. Qual è l'importanza e il peso che hanno i militari in Brasile, che hanno sempre avuto? Durante il periodo della campagna elettorale, ma anche prima, quando nell'impeachment di Dilma Rousseff Bolsonaro ha dichiarato il suo voto favorevole all'impeachment, Bolsonaro ha detto: voto a favore dell'impeachment in memoria del colonnello Ustra. Chi è questo Ustra? Ustra era uno dei torturatori più sadici del regime militare. Io avevo un particolare sadismo con le donne. Le testimonianze delle donne che sono state torturate da Ustra, non solo Dilma Rousseff, alla quale ha rotto la mascella, ma altre donne che hanno raccontato cose agghiaccianti di torture, giornalisti, economisti, storiche, che all'epoca avevano 18-19 anni, ok, e che hanno avuto delle scariche elettriche su tutto il corpo. Una di loro, una giornalista, hanno chiamato i figli, che avevano 5-8 anni, e hanno fatto vedere la madre in quell'estate. Miriam Leitão, che è un economista molto famosa in Brasile, è stata barbaramente torturata da questo Ustra e poi l'hanno messa in una cella al buio con un serpente dentro. Quindi avevano una tecnica, i militari brasiliani, di tortura, che poi è stata copiata da tutte le dittature successive in Sud America. Quindi loro hanno imparato delle cose, delle lezioni per provocare più dolore nelle persone, che non si può neanche immaginare. Quindi, quando Dilma Rousseff ha provato a portare avanti la Commissione della Verità, è caduta. È caduta. Cioè, hanno votato tutti per l'impeachment, perché dietro c'era il potere dei militari che manovrava il Parlamento, non che non voleva che tutto questo emergesse. Quando Bolsonaro ha pronunciato quella frase infame all'interno del Parlamento dicendo voto in omaggio a Ustra, la magistratura brasiliana che ha fatto? Non ha fatto niente, non ha fatto nulla. Ma la magistratura brasiliana è stata in grado di impedire che le voci di queste donne che sto dicendo non fossero esibite in TV. Quindi è rimasto quello che osanna il torturatore, ma la voce della vittima è stata completamente soffocata dalla magistratura. E questo è successo nel pieno della campagna elettorale, no? Quello che sto dicendo. E poi Bolsonaro è un personaggio che io ripercorro in un capitolo che parlo del militarismo. È un personaggio che ha sempre fatto queste dichiarazioni senza che nessuno mai lo fermasse. Per esempio, negli anni 90 lui è arrivato a dire: io sono in grado di uccidere il Presidente della Repubblica, il Presidente Cardoso. È facile arrivare nel collo di Fernando Henrique Cardoso con un coltellino svizzero e ammazzarlo. Basta che io pianifico, ce l'ho da casa praticamente accanto alla sua. Io conosco quelli della sua sicurezza. Lui ha dichiarato questa cosa in TV. Fernando Henrique Cardoso all'epoca ha detto:
al Parlamento, fate qualcosa, bloccatelo che questo è un pazzo. Però nessuno ha fatto niente in nome della libertà di espressione. Quindi bisogna, credo, che domandarsi qual è l'importanza della... qual è il valore che si dà alla vita in Brasile? Qual è il valore che si dà alla vita? Perché se io vado a vedere quali sono i percentuali degli omicidi in Brasile che sono stati risolti, io arrivo a percentuali del 5%. Io arrivo a numeri esorbitanti di 63.000 casi di omicidi non risolti in Brasile. Quindi è il paese che più uccide omosessuali, che più uccide donne, che più abbandona i bambini per strada. Questo è il Brasile. Da 30 anni è così. Quindi Bolsonaro è l'espressione massima di questo Brasile, che non piace a nessuno, ma che esiste. E che è stato abilmente mascherato dai militari durante il periodo della dittatura. Perché c'era in quel periodo le cartoline di Copacabana, c'era il calcio, c'erano le telenovele, non Sonia Braga, Esempio di Libertà, eccetera. Ma tutto questo era un mascheramento. Era un mascheramento perché lì sotto sotto succedevano tutte queste violenze che non potevano venire a galla, perché la dittatura in Brasile, quella degli anni 60-70, non era riconosciuta come dittatura, nemmeno della Corte Interamericana dei Diritti Umani. Non riconosceva, era un normale governo, che è una follia, no? E il brasiliano non ha mai fatto i conti con questa storia così dolorosa, al contrario di tutte le altre dittature del Sud America che hanno condannato, no? I militari, che poi magari hanno fatto delle leggi di amnistia, ma però hanno ammesso che quello è successo. Da noi, quando si è provato a fare, tutte le volte non si è mai riusciti, neanche attraverso i libri di storia. Ti ringrazio. Grazie. Saremo qua ore a... altri 5 minuti per una cosa. Perché Clodileia tocca molto bene, affronta molto bene, racconta molto bene come è affrontato il Covid in Brasile. Ah, sì. Ed è un'altra di quelle questioni che è impossibile ignorare, a mio avviso. Quindi, la clorochina. Con la clorochina, vermifugo, quindi c'è clorochina, vermifugo, vitamina D, tutto un cocktail che viene prodotto dall'esercito brasiliano e viene distribuito alla popolazione più povera, anche grazie al generale Pazuello, che è il ministro della sanità, che è paracadutista, no? Che ha cacciato via tutte le donne, tutti i tecnici del Ministero della Sanità, hanno messo tutti i militari specializzati in logistica per risparmiare il massimo che si poteva, no? E poi abbiamo ritrovato le crisi di ossigeno come quella dell'Amazzonia, dove mancava l'ossigeno, mancava tutto. E quindi si è risparmiato al massimo investimenti negli ospedali, dai ventilatori alle mascherine, perché il presidente è Novax, è negazionista. E quindi, siccome il governo è immagine e somiglianza del presidente, no? Non avete idea del periodo del fascismo, no? Che tutte le mamme davano il nome di Benito al figlio? Cioè, c'è un boom di Jair in Brasile, Jair. E quindi tutto deve essere immagine e somiglianza di Bolsonaro, quindi i ministeri agiscono conforme dice lui, è lui che comanda. E tutti questi assembramenti che ci sono di persone che si vede tuttora, nonostante una variante del Covid che sembra molto più pericolosa degli altri, tutti questi assembramenti che Bolsonaro provoca sono in realtà test di coraggio, perché Bolsonaro dice che i brasiliani devono affrontare il Covid non come maricas, cioè non come checche, ma da uomini, deve affrontare il virus a pistolettate, no? E quindi lui investe molto in questo tipo di propaganda, lui sta aumentando il numero di armi che entrano nel paese, sta aumentando la dotazione di munizioni, di polvere da sparo, di proiettili che si può comprare per decreto, per regolamento, per legge, no? Ha praticamente quintuplicato il numero, disse prima era tipo 250
pallottole all'anno che un civile poteva comprare, adesso sono 550 al mese. Io ho visto che lui ha alterato la settimana scorsa, adesso è ancora di più, mi sa che è arrivato a un numero tipo di 6.000 pallottole, è un numero esorbitante, ha aumentato ulteriormente. Quindi lui dice dobbiamo affrontare il Covid da uomini, non da checche. Quindi tutti questi fascistoni, no, lo inseguono senza mascherine, si stratonano e si abbracciano e i numeri aumentano a dismisura. Perché un suo ordine è preciso e io ho l'impressione, siccome lui sta facendo tutti questi cambiamenti nei regolamenti, no, delle armi, che lui sta armando la popolazione per il 2022, perché ci saranno le elezioni e se lui perderà queste elezioni, lui reagirà un po' come abbiamo visto a Washington, no, a Capitol Hill. Quindi dirà ai suoi scagnozzi: le elezioni sono state frodate, mi hanno rubato la sinistra, i comunisti, eccetera, ammazzateli. Quindi perché è completamente fuori di testa. E non lo dico solo io per ideologia o per posizione, no? Lo dice addirittura, e questa è una cosa che ho scoperto una settimana fa mentre leggevo, che l'ultimo dittatore brasiliano, Ernesto Geisel, prima dell'apertura democratica, del periodo di transizione democratica, ha rilasciato nel 93 un'intervista. Nel 93 Bolsonaro stava gattonando in politica, però faceva queste sparate così, no? E come dicevo, in ambienti militari Bolsonaro non era tanto considerato, era visto un po' come una scheggia impazzita, no? E questo Ernesto Geisel ha detto: Bolsonaro non è un militare, Bolsonaro è una cosa, è un qualcosa. E se uno va a vedere cosa sta combinando lui adesso in questo periodo di pandemia, capisce che c'è un squilibrio lì, capisce che non è una mente tanto normale. Come si fa poi a sostenere un cocktail micidiale di medicinali a dare a un'intera popolazione che sta morendo di Covid e di epatite medicamentosa? Cioè, i ricercatori stanno scoprendo che la gente sta morendo perché si sta ingozzando anche di medicinale, arriva in ospedale stremata. Secondo il ministro della sanità Pazuello, di 10 brasiliani intubati, 7 muoiono perché arrivano stremati in ospedale. E non è solo dal Covid, è di tutta questa roba che si stanno ingozzando e che viene distribuita gratuitamente. Cioè abbiamo il numero maggiore di bambini uccisi dal Covid, di donne incinte uccise dal Covid, di neri uccise dal Covid, quindi abbiamo alle stelle rispetto agli Stati Uniti, no? E questo prima ancora della variante. Cioè i ricercatori dell'Università di São Paulo stanno facendo le autopsie nei bambini che stanno morendo di Covid in Brasile e stanno scoprendo anomalie ai polmoni, anomalie al cuore, e che non è compatibile con il Covid, ma è con qualcos'altro. È difficile trovare un brasiliano povero che non abbia preso la clorochina, è difficile. La stampa brasiliana sta pubblicando spesso testimonianze di parenti dicendo: guarda, mio fratello, mia madre, mio padre ha fatto il trattamento preventivo anti-Covid e è morto in condizioni pietose, perché è arrivato in ospedale e dopo 24 ore già non c'era più, perché era stremato da medicamenti e hanno riscontrato Covid e epatiti legate ai medicinali che avevano utilizzato. E quindi i giuristi adesso stanno cercando di arrivare al Tribunale Penale Internazionale e processare Bolsonaro per crimini contro l'umanità. Lui ha già 5 rappresentazioni presso il Tribunale Penale Internazionale di Haia, dalla popolazione medica, dalle comunità indigene, dalla società civile, dai partiti. Quindi lui ha già 5 rappresentazioni per crimini contro l'umanità. E questa è una cosa che credo agghiacciante, agghiacciante. Ma veramente ti ringrazio, perché insomma, questo è uno spaccato di un mondo che conosciamo poco e diciamo abbiamo fin qui seguito quello che è il trumpismo e sappiamo tutto di quello che succede negli Stati Uniti, ma
è difficile poter immaginare che anche in America del Sud, nel grande Brasile, una delle potenze economiche che insieme all'India, insomma, insieme a altri paesi, rappresentano un po' anche il futuro dell'evoluzione del capitalismo globale. Spero che nel 22, quando ci saranno nuove elezioni, ci sia tempo per avere un processo di costruzione di un'opposizione degna che sia capace di affrontare queste cose in maniera intelligente, di provare a far capire alle persone che esiste un altro modo per poter affrontare le cose. Intanto vi ringraziamo ancora. Grazie a voi. Ringraziamo, faccio vedere la copertina del libro un'altra volta, Fascismo tropicale, il Brasile tra estrema destra e Covid-19. Grazie. Grazie a te, Claudia Lemos Diaz, e sicuramente ci sentiamo, ci vedremo e ti invitiamo già da adesso a raccontarci ancora quello che è il Brasile, grazie, magari con qualche articolo, qualche tuo intervento sul nostro sito. Grazie. Grazie ancora. Grazie veramente.